Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, ovvero il primo della nuova rubrica I grandi fotografi. La prima fotografa di cui parliamo è Diane Arbus. Allora, io adesso ho qui il portatile, mi sono fatto un elenco di varie informazioni riguardanti appunto la vita di Diane e andrò a leggervele chiaramente creando un discorso per spiegarvi un po', farvi fare un po' questo viaggio all'interno dello stile di questa fotografa. Nel frattempo vedrete apparire ogni tanto alcune delle sue fotografie. Allora, partiamo subito dicendo che Diane Arbus nasce come Diane Nemerov il 14 marzo del 1923 da una ricca famiglia ebrea di New York. Infatti, Diane è di origini russe. Suo padre è proprietario di una grande catena di grandi magazzini che si chiamava Rassex. Ora io mi scuso se alcune pronunce potrebbero essere leggermente inesatte, però insomma cerco di dare il meglio anche un po' per la mia interpretazione. A 14 anni Diane conosce Allan. Allan, praticamente, appunto Allan Arbus, da cui poi prenderà appunto il cognome, vedrete perché, lavora come commesso all'interno dei grandi magazzini del padre di Diane. Lo conosce, si innamora e, nonostante chiaramente i suoi genitori, per questioni di ceto sociale, erano altri tempi, non siano d'accordo alla loro unione, appena compiuti 18 anni lo sposa. Allora, il primo lavoro dei giovani sposi è proprio quello di fare un servizio fotografico per la catena del padre di Diane. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Allan chiaramente è costretto a partire per il servizio militare e andrà a operare come fotografo per l'esercito. Nel frattempo in cui Allan è in guerra, nasce la loro prima figlia. Alla fine del conflitto Allan torna a casa e i due decidono di lavorare proprio come fotografi. Allora, inizialmente Diane si occupa solamente di fare da assistente ad Allan, siccome non ha mai fatto studi fotografici e ha un piccolo problema, diciamo, di timidezza nel rapportarsi alle persone per doverle fotografare. Nonostante ciò, però, sia lo studio che le fotografie stesse vengono firmate da entrambi i nomi, quindi sia da Diane sia da Allan. Successivamente, Diane inizia a studiare fotografia, perché comunque chiaramente vuole anche lei iniziare un po' a entrare nel mondo. Quindi frequenta vari corsi con vari fotografi conosciuti e meno, però diciamo che il suo punto di svolta avviene nel momento in cui conosce e lavora insieme a Lisette Model, che era appunto una fotografa. E da lì quest'ultima diventerà chiaramente il suo punto di riferimento. Lisette aiuta Diane a superare, diciamo, l'ostacolo, tra virgolette, della sua timidezza, portando anche la frase, tra virgolette, celebre di devi fotografare, ok, ma principalmente devi divertirti quando fotografi. Questo porta Diana ad avere uno sblocco proprio in ambito lavorativo, in ambito fotografico, e a riuscire a fotografare dei soggetti con più naturalezza e quindi sbloccare un po' il suo stile. Proprio con Lisette realizza il suo primo servizio fotografico per la rivista Glamour. Poi siamo nel 1954 e nasce anche la seconda figlia di Diane ed Allan. Poi una curiosità, proprio in quest'anno più o meno, Diane conosce un giovane fotografo alle prime armi, che si chiamava Stanley Kubrick. Quindi questa è una curiosità che ho voluto introdurre. Poi fino alla fine degli anni 50, Diane, per tutte le persone interessate, lavora con una Nikon ed un 35 mm, dichiarando in una celebre intervista per una rivista il suo amore per la grana a livello visivo, che appunto diceva che amava l'effetto che dava la stampa e le sfumature che andava proprio a creare, a disegnare. Poi tra il 57 e il 60 Diane scopre un, tra virgolette, baraccone di artisti e personaggi particolari che possono essere appunto quelli che ai tempi venivano chiamati freaks. Inizierà a fotografarli, cosa che farà anche nel corso successivo degli anni. In questo periodo il matrimonio tra Allan e Diane va in frantumi. Si lasciano, la famiglia di Diane viene informata solamente 3 anni dopo che i due si sono lasciati e circa 10 anni dopo avviene anche il divorzio. Diane prosegue la sua carriera fotografica
un altro posto che ama frequentare è il Club 82 a Manhattan, che è un luogo frequentato sempre un po' da freaks, personaggi molto particolari. Lei stringe proprio una vera e propria amicizia, un rapporto di conoscenza con questo tipo di soggetti, che va a cercare un po', diciamo, nel baraccone che vi ho citato poco fa, al Club 82 di Manhattan e un po' in giro per la strada. Inizialmente chiaramente i soggetti sono diffidenti nei suoi riguardi, ma successivamente vedono in Diane comunque sia una figura veramente amichevole, veramente sincera, e quindi nasce tutta una serie di amicizie e di conoscenza, perché Diane non fotografava questi soggetti diciamo come casi umani, ma proprio per una questione di sensibilità, e tra poco arriveremo ad un punto di svolta di questo discorso. Allora, Diane ha un problema, nel senso, chiaramente realizzando ritratti di questo tipo fatica a pubblicare le sue immagini. L'unica rivista che gli dà fiducia e pubblica le sue immagini, diciamo, ha un riscontro negativo, nel senso che moltissime persone addirittura disdicono l'abbonamento alla rivista, in un certo senso spaventate dagli scatti di Diane stessa. Per tutti gli amanti della strumentazione, Diane utilizzerà, oltre al Nikon con 35 mm, anche una Mamiya medio formato, e successivamente scopre la Rolleiy. E proprio con la Rolleiy si appassiona anche agli scatti a persone nudiste. Quindi questa è una curiosità in più. Poi Diane ha alcuni problemi a realizzare ritratti a personaggi celebri che appunto richiedono il suo lavoro, siccome pochissimi di loro sono soddisfatti del risultato, dal momento che dicono che Diane li fotografa in maniera, tra virgolette, strana. Quindi Diane va proprio a cercare forse quello di cui molte persone in realtà hanno paura in un certo senso o cercano di nascondere. Non le interessa probabilmente la fotografia fine a se stessa, quindi quella un po' più che potrebbe essere considerata fine art, mettiamola in questo modo. Siamo alla metà degli anni 60 e Diane è sempre in giro per New York a cercare nuovi soggetti da fotografare. Mentre la fine di questi anni, quindi degli anni 60, rappresentano una vera e propria svolta per la nostra fotografa, ovvero il MoMA di New York acquista lei 6 fotografie e ne espone 3. Successivamente inizia a tenere un corso di fotografia, dove però decide di, diciamo, non fare studiare i suoi allievi sui libri e via dicendo, ma li porta direttamente nei musei per vedere le immagini dal vivo. Successivamente il MoMA organizza a Diane e ad altri 2 fotografi una mostra personale, esponendo la bellezza di 30 sue fotografie. La mostra ha molto successo, però c'è anche, diciamo, l'altra parte della medaglia, ovvero moltissime persone vedono in Diane e soprannominano Diane stessa la fotografa dei mostri. Questa è una cosa che Diane non apprezza particolarmente, proprio per la sensibilità di cui vi parlavo prima e per la sua missione fotografica. Successivamente Diane inizia a avere dei grossi problemi, nel senso che nel corso della sua vita ha purtroppo sempre sofferto di crisi depressive, ma non potendo prendere antidepressivi a causa di aver contratto un'epatite per un eccesso di farmaci, diciamo rimane un po' sola con se stessa a combattere contro questa brutta malattia, questa brutta problematica che purtroppo affligge molti esseri umani, diciamo dotati della sensibilità e della profondità che sicuramente contraddistingue Diane stessa. Lavora per varie riviste, soprattutto a Londra, e successivamente si trasferisce in un condominio di soli artisti a New York. Nel 1970 prova la Pentax 6x7, se ne innamora ed organizza un corso di fotografia per potersi permettere di comprarsela. Poi nello stesso anno fotografa anche disabili in un istituto, fotografa prostitute e clienti di bordelli sadomaso, quindi va ad esplorare anche altri mondi, diciamo, nell'ombra, nascosti, per portare una sorta di documentazione, una sorta di racconto. Purtroppo la sua depressione diventa insostenibile, perde l'interesse per la fotografia e si sente schiacciata dalla popolarità che riscuote, perché comunque in un modo o nell'altro era diventata una fotografa molto celebre e conosciuta. E purtroppo il 26 luglio del 1971 si suicida ingerendo una grandissima dose di barbiturici e tagliandosi i polsi nella vasca da bagno. Quindi questa è in brevissimo la storia di Diane Arbus. A mio parere fotografa eccezionale, avete potuto vedere anche alcuni scatti nel frattempo in cui appunto vi raccontavo la sua biografia, chiaramente in breve troverete informazioni molto più dettagliate sui libri o comunque online.
Io vi posso consigliare nel frattempo di guardare anche un film che è stato diretto da Steven Sheinberg e recitato come protagonista da Nicole Kidman. Si chiama Fur, un ritratto immaginario di Diane Arbus. È un film molto molto bello, chiaramente romanzato, che però in breve racconta sotto un certo punto di vista l'ampia mente di Diane, la sua ricerca di un qualcosa che va ben oltre, diciamo, la pubblicità o lo scatto fine a se stesso. Per quanto riguarda il mio punto di vista, siccome in questa rubrica voglio, dopo avervi raccontato un po' la storia, diciamo la vita del fotografo selezionato, anche quello che penso. Penso che Diane sia stata, nonostante magari non sia particolarmente in vista, soprattutto nel nostro paese, ma anche un po' in Europa, non se ne parla tantissimo in realtà, una delle fotografe più interessanti, diciamo, degli ultimi anni. Soprattutto perché Diane ha superato il concetto di normalità, nel senso che spesso e volentieri abbiamo paura di ciò che appare differente da quello che riteniamo normale, quindi magari una malformazione fisica sotto un certo punto di vista spaventa alcuni di noi, però in realtà non siamo nel giusto, perché la normalità non per forza è ciò che è realmente normale, quindi non per forza la totalità delle persone, la maggioranza ha ragione. E sotto un certo punto di vista, se ragioniamo e riflettiamo, la normalità proprio non esiste, quindi noi stiamo parlando di un qualcosa che in realtà non c'è. Quindi fotografando questi freaks, fotografando scene che generalmente sono nascoste, Diane ha portato veramente un contributo immenso e una sensibilità veramente da premiare e ricordare nella maniera più corretta. Io in descrizione vi ho lasciato alcuni link di un paio di testi interessanti. Per il resto direi che abbiamo detto tutto e io vi auguro una buona continuazione e buona luce.